Le fasce di Van Allen sono piene di radiazioni. Questo ha portato i teorici del complotto a ipotizzare che sia impossibile andare sulla Luna e quindi che l'uomo non ci abbia mai messo piede. Di conseguenza questa sarebbe una delle prove schiaccianti del mondo complottistico che in qualche modo dà conferma che questo fatto storico terrestre non sarebbe mai avvenuto. Ma cosa c'è di vero? Cosa contengono le fasce di Van Allen? Da cosa ci proteggono? È vero che non si possono attraversare? E cosa succede se si attraversano? Vediamolo insieme in questo video e rimanete con me fino alla fine. Ciao a tutti, benvenuti, bentornati sul canale UFO News. Oggi ritorniamo a parlare nuovamente della Luna, delle missioni Apollo, dello sbarco lunare e lo facciamo ancora una volta cercando di comprendere, di valutare, di spiegare e persino di trovare una soluzione a quella che è forse per antonomasia la prova schiacciante considerata dai teorici della cospirazione la prova che non siamo mai scesi sulla Luna, anzi addirittura la prova che non siamo mai usciti dalle fasce di Van Allen. E naturalmente questa cosa importantissima si va a sommare a quelle dello scorso video che ho spiegato sulle parole di Buzz Aldrin ad un'intervista, sulla fantomatica ripresa fatta da Stanley Kubrick e naturalmente sulla questione delle fotografie che sarebbero in realtà dei falsi realizzati appunto negli studio. Il motivo di questi video sulla Luna, che ovviamente andranno in qualche modo a verificare tutta una serie di cose, non sono fatti per smentire le teorie del complotto, in quanto chi mi conosce sa che il primo complottista, il primo teorico cospirazionista sono io. Ma le teorie della cospirazione, così come qualunque teoria, vanno supportate da dati e da prove, altrimenti rimangono teorie e non hanno un minimo di valore. Siccome uno dei motivi per cui io faccio divulgazione dell'informazione in generale e tratto determinati argomenti non è quello semplicemente di parlarne, ma è quello di fare chiarezza, di verificare bene gli argomenti, di parlarne seriamente e naturalmente là dove è possibile dire quello che più somiglia, più si avvicina alla verità, anche a costo di smentire delle interessanti e importanti teorie o di valutare prove che in qualche modo vanno anche contro le mie stesse idee. Questa si chiama correttezza professionale e anche di tanti altri tipi, e correttezza a 360 gradi. Per chi non dovesse aver mai studiato, non ha mai sentito parlare delle fasce di Van Allen e delle protezioni dalle radiazioni cosmiche, dalle eruzioni solari della Terra, farò dei piccoli appunti, dei piccoli accenni, partendo dal presupposto che abbiamo tre strumenti che ci proteggono dal tutto quello che sta all'esterno del nostro pianeta, e sono il campo magnetico terrestre, che in questo caso lascio al suo posto, l'atmosfera, che ci interesserà poco e niente, ma che ricopre comunque un ruolo importante nella spiegazione della questione, e le fasce di Van Allen, che sono l'oggetto principale di questo video. Ovviamente abbiamo quindi una questione in sospeso sul fatto che le fasce di Van Allen, essendo molto radioattive, piene di radiazioni, non siano attraversabili. Ne consegue che gli astronauti non sono mai usciti dall'atmosfera terrestre e quindi non sono mai atterrati sulla Luna. Ma è così? Ne siamo proprio sicuri?
Allora, la prima cosa che dobbiamo capire è che esistono due tipi di radiazioni importanti che colpiscono la Terra. Le radiazioni cosmiche, o se vogliamo chiamarle galattiche o radiazioni di fondo, possono essere chiamate in più modi, e le radiazioni solari, che noi conosciamo per lo più come vento solare. Allora, mentre le radiazioni cosmiche penetrano attraverso le fasce di Van Allen, ma non attraverso l'atmosfera che ci protegge a 360 gradi bloccandone la stragrande maggioranza, è giusto ovviamente spiegare che le radiazioni cosmiche sono prevalentemente quindi all'esterno e provengono dall'esterno del nostro sistema solare da diverse tipologie di fonti che le producono, che possono essere stelle, pianeti giganti, nubi, possono essere protostelle, insomma c'è lì una vasta gamma di scelta che spazia anche fino a inglobare strutture spaziali, per strutture intendo naturali in questo caso, molto più grande, fino ad arrivare anche ai giganteschi buchi neri e via discorrendo. Ognuno ha le sue. Per quanto riguarda il vento solare, questo colpisce la nostra atmosfera, sì, e viene principalmente assorbita tutta, però dalle fasce di Van Allen, il cui scopo principale è proprio quello di proteggerci dalle radiazioni del sole e del vento solare. Vento solare che, quando colpisce le fasce di Van Allen, in qualche modo le modella, le sagoma, e queste particelle, che sono per lo più dei protoni, vengono emessi dal sole durante le eruzioni solari. Ovviamente stiamo parlando della nostra stella, che è un milione di volte più grande a livello di massa della nostra Terra, e che ovviamente è una fusione nucleare continua che produce calore, produce luce, produce radiazioni che, tra l'altro, vorrei sottolineare che sono anche alla base della vita, ovviamente entro un certo range d'azione. I raggi cosmici sono particelle di energia molto elevate, mentre i protoni delle eruzioni solari sono delle particelle piuttosto lente e vengono quindi catturate facilmente dalle fasce di Van Allen, dove permangono, si accumulano e poi lentamente vengono smaltite e vanno in qualche modo perdendo la loro carica. A prima vista le fasce hanno la forma di un toroide, e questo è ben visibile nelle immagini che vi sto mostrando. La parte interna di questa fascia è molto più densa, molto più massiva, e più si va in alto diventa più lenta, meno massiva. Ne consegue che le radiazioni sono molto più forti nella fascia bassa vicina alla Terra piuttosto che in quella alta e più spessa. La teoria del complotto ci dice che, siccome nelle fasce di Van Allen si arriva ad una quota di 17.000 km di distanza dalla superficie, per arrivare alla fine della fascia di Van Allen più lontana, più alta, lo spazio da attraversare con le navette per andare sulla Luna è troppo lungo e l'esposizione alle radiazioni è troppo forte. La forma, la densità, lo spessore, tutti questi fattori dipendono molto da fattori esterni, come per esempio le eruzioni solari, ma anche da altri fattori, tra cui per esempio l'attività umana, che non viene tenuta spesso in considerazione, in quanto fattori come esperimenti nucleari, per esempio fatti al suolo, ma soprattutto in atmosfera, esperimenti atmosferici fatti nel passato dalla NASA, come le esplosioni, le bolle di
le nubi ioniche, il plasma, eccetera. Magari ne parleremo in un'altra occasione con un approfondimento del caso. Rendono le variabili su questa zona delle fasce di Van Allen molto elastiche, e di conseguenza anche i dati che di volta in volta servono per eventualmente passarci dentro possono variare a secondo delle situazioni. Il livello delle radiazioni di fasce di Van Allen è davvero molto alto e da questo punto di vista non possiamo avere dubbi. Ma non è così alto, almeno così dicono i teorici del complotto, da portare a tutta una serie di conseguenze, quantomeno nel tempo, agli astronauti, e quindi molto rischioso, che li può portare addirittura fino alla morte. Allora, se mandi una persona senza alcun tipo di protezione a volare direttamente all'interno delle cinture di Van Allen, sicuramente riceve una dose di radiazioni. E la dose di radiazioni che riceve è di circa un sievert in pochi giorni, mentre una dose letale sarebbe di 5 sievert all'interno di un paio di settimane di volo all'interno della cintura di Van Allen. Ma parliamo non di volo per attraversare, ma di stazionamento, in particolar modo nella parte bassa delle fasce di Van Allen. Ovviamente, perché c'è un ovviamente, il tempo esatto di esposizione dipende anche dall'orbita specifica, soprattutto dall'attività del Sole, perché se c'è in atto attività solare molto preponderante cambiano le cose. Ma cambia per esempio molto se ci sono delle vere e proprie eruzioni solari, dove la dose di radiazioni è in aumento e può diventare più pericolosa. Ma quello che conta è la dose di assorbimento giornaliero, la dose di assorbimento totale e la distribuzione nel tempo. Ora, è quindi ovvio che dovevano prendere delle precauzioni, non è che la NASA o chiunque altro prende e manda gli astronauti allo sbaraglio. O meglio, è successo, e infatti all'inizio sia da parte statunitense che da parte sovietica c'erano tanti incidenti e ci sono stati tanti morti, sono parecchie decine gli astronauti di una parte e dell'altra deceduti nelle missioni spaziali, soprattutto nelle prime fasi. E naturalmente tra queste precauzioni ce ne sono essenzialmente tre di tipo più importante. La prima riguarda direttamente le tute degli astronauti, che avevano degli accorgimenti che davano comunque una protezione minima, blanda, ma che c'era. La cosa più importante è una schermatura di una porzione abitata dagli astronauti del modulo, che era protetto da parecchi centimetri di alluminio, e infine l'abitacolo, o meglio la capsula, che è quella che poi rientrava alla fine, aveva una media di spessore di protezione in acciaio, proprio per proteggere dalle radiazioni, in alcuni punti addirittura di 7 centimetri. Tutte queste cose erano fatte apposta ed erano ovviamente messe tutte insieme a protezione di quelle ore utili per attraversare le fasce di Van Allen. Non solo, ma c'erano delle precauzioni, degli accorgimenti che gli astronauti dovevano tenere in caso di improvvisi picchi di radiazioni, quindi per esempio nel caso di improvvise eruzioni, brillamenti solari, e si dovevano andare immediatamente a mettere le tute e chiudere dentro il modulo principale, quello appunto che li proteggeva durante il viaggio, le orbite, eccetera, eccetera. Quindi nei momenti clou,
proprio nei momenti in cui venivano attraversate le fasce di Van Allen, per esempio, gli astronauti stavano ben composti, seduti e protetti dalle radiazioni dentro quelle capsule. Ovviamente una parte delle radiazioni passavano lo stesso, ma quel minimo che sono passate non hanno prodotto evidentemente danni. Dobbiamo capire inoltre che ci sono tutta una serie di altri fattori importanti in questi viaggi. Venivano studiate delle traiettorie di volta in volta, e quasi tutte le missioni Apollo hanno seguito delle traiettorie specifiche, tranne l'Apollo 14. Tutte le altre hanno seguito delle traiettorie che davano la possibilità di una permanenza ai minimi termini all'interno delle fasce di Van Allen, che si è tradotta nel passaggio, diciamo, più lungo, in 6 ore tra viaggio di andata e di ritorno, in genere 3 ore e 50 nel viaggio di andata, cioè 3 ore e mezzo, scusate, nel viaggio di andata, 3 ore e 2 ore e mezzo nel viaggio di ritorno, di permanenza in verticale all'interno delle fasce di Van Allen. Ovviamente non c'erano orbite intorno alla Terra dentro le fasce di Van Allen, che quelle sì sarebbero state deleterie, anche se ribadisco ancora una volta che la permanenza stabilita minima, per cui si sta all'interno del margine di sicurezza, è di un tot di radiazioni assorbite entro le 2 settimane. Ovviamente, oltre a questa questione, per raggiungere la Luna e tornare sani e salvi, gli astronauti della missione Apollo hanno assorbito 2 volte le radiazioni per passare attraverso le fasce di Van Allen, perché c'è stato un viaggio di andata e un viaggio di ritorno. E la cosa assurda è che all'esterno e anche sulla superficie lunare, dove a sua volta hanno preso altre radiazioni, seppur principalmente e non solo di altro tipo, perché oltre alle radiazioni solari c'erano anche quelle cosmiche, le radiazioni sono inferiori per i motivi che ho detto prima, perché la fascia di Van Allen assorbe e mette in circolo fino alla totale dispersione graduale di quelle particelle. Naturalmente dobbiamo tenere in considerazione un altro fattore, che è quello secondo cui, diciamo, l'esposizione delle radiazioni ci dice che doveva essere addirittura letale. Se in un paio di settimane si assorbono le radiazioni, possono essere gravi o letali. Noi sappiamo che le missioni Apollo in toto, non soltanto il viaggio di andata e il viaggio di ritorno, ma le orbite lunari, la permanenza sulla Luna, eventuali missioni al di fuori dello scafo nello spazio siderale, hanno avuto una durata media tra gli 8 e i 12 giorni. Ma gli 8 e 12 giorni, ricordiamo sempre che sono avvenuti fuori dalle fasce di Van Allen, e che la permanenza nelle fasce di Van Allen è stata di massimo 6 ore tra andata e ritorno, e che queste 6 ore sono state fatte a massima velocità e massima sicurezza. Ovviamente, siccome l'intera nave non poteva avere una struttura troppo pesante, perché altrimenti non decollava, si è provveduto a mettere quelle protezioni che vi ho detto prima, e che comunque hanno permesso agli astronauti di salvarsi da queste radiazioni, dove per salvarsi non intendo la vita, ma comunque da problemi gravi. La stima ufficiale della NASA, gli studi degli esperti, eccetera, ci dicono che grazie a tutta la totalità delle precauzioni che vi ho elencate, compresi scafo, tute, vari accorgimenti, eccetera, compreso gli atteggiamenti che gli astronauti dovevano avere di sicurezza in determinate situazioni, le radiazioni assorbite dagli astronauti a secondo della missione alla fine hanno variato in un range tra l'1,6 e l'11,4 millisievert. Un dato decisamente rassicurante, perché secondo lo standard internazionale le radiazioni assorbibili in un anno
in sicurezza sono 50 millisievert, stabilito per le persone che lavorano in ambienti direttamente a contatto con le radiazioni, per esempio nelle zone contaminate, per esempio nelle centrali nucleari, nelle zone di smaltimento e via discorrendo. Quindi, come vedete, ci sono tanti elementi che garantivano la sicurezza e che ci dicono che le fasce di Van Allen sono attraversabili e che quindi la principale cosa che viene utilizzata come prova contro la questione dell'attraversamento delle fasce di Van Allen e soprattutto dello sbarco lunare viene a decadere. Pertanto, attraversare le fasce di Van Allen è completamente sicuro e naturalmente nel tempo questo porterà di nuovo sulla Luna. In effetti ci stiamo già pensando, perché le missioni Orion stanno già facendo i primi voli intorno alla Luna. In questi giorni c'è stato, o forse addirittura oggi, adesso non ricordo esattamente, il rientro della prima capsula della prima missione, e dentro un anno e mezzo voleranno i primi 4 astronauti verso la Luna, faranno una circunnavigazione della Luna, non scenderanno sulla superficie, cosa che verrà fatta probabilmente l'anno successivo nel 2025. Quindi vorrei rispondere e concludere alla fine a chi continua a sostenere che i viaggi verso la Luna non sono possibili, che lo sbarco sulla Luna non è stato possibile, che le fasce di Van Allen non sono attraversabili e che non abbiamo la tecnologia per andare sulla Luna, rispondo: non è vero, non è vero, non è vero. Sicuramente le domande da porci sono tante, sicuramente ci sono tanti punti interrogativi, come per esempio alcuni che tratterò in futuro sugli effetti di risonanza nella superficie dovuti ai terremoti, e qualcuno sostiene ad una luna cava, sulla luna, sull'artificialità della luna, sulla presenza di basi aliene sulla superficie del lato oscuro della luna, sulla presenza degli UFO durante le missioni e tanti altri misteri che affronteremo in questo canale YouTube proprio riguardo alle questioni legate al nostro satellite che conosciamo come Luna, ma che ha un nome, si chiama Selene, così come la Terra si chiama Gaia. Spero che il video sia stato di vostro gradimento, vi ricordo di mettere il like, vi ricordo naturalmente di iscrivervi al canale, cosa più importante, attiva il campanello se vuoi ricevere le notifiche delle nuove uscite per poter vedere i nuovi video.